scusate la tosse, il ritardo mostruoso, ma Dalia ha smattato, non era per quello che ero in ritardo, ma poi ha cominciato a smattare e ho dovuto fare le cose all'ultimo. Sono senza il cellulare che mi permette di solito di vedere i commenti, quindi non so se commenterete. Dalia mi ha sbavato tutta una gamba mentre si addormentava, quindi. Ciao Mari, ciao, benvenuti, ben entrati. Non so neanche che ora sia. Però so che è tardi. Mi scricchiola il collo, c'è un'umidità terrificante, solo cose belle. Facciamo presto perché è tardi. Aspetto qualche minuto che entriate, ma so che tanti le vedono poi in differita. Bene, bene, bene. Non smetterò di tossire forse alla fine della diretta. Mi sentirete tossire tutto il tempo. Allora, so che, allora, spero che arrivino soprattutto quelli per cui è la prima Pasqua con me e anche quelli che non sono con me, ma per cui sono curiositi da sapere come gestiamo noi la Pasqua. Non ce la posso fare. Vi faccio uno spoiler, gestiamo la Pasqua come gestiamo tutto il resto, come gestiamo il Natale, cioè easy, sciallo, tranquillo, sciallo, che antichità. C'è ancora qualcuno che dice sciallo? Quanto pare sì, io. Facciamo finta che non l'ho detto. Per prima cosa, quindi, condividete il video se avete quell'amica che è impanicata perché non sa. Principalmente non come gestire la Pasqua, perché poi è una giornata, c'è Pasquetta, sì, la grigliata. Che grigliata facciamo che c'è il diluvio universale? Ma è normale, Pasquetta è da bocche, non si è mai vista una Pasquetta che non piove. Ma il problema, se avete figli, è l'ondata di uova pasquali di media-bassa qualità che vi che vi arriverà in casa e che già avete in casa. Ditemi se sbaglio, di solito è quello il problema maggiore. Quindi adesso parliamo velocemente di come gestire queste due cose. Ciao Elena, ciao Marisa. Di tutto questo parliamo se io smetterò di tossire, mai. Ma da novembre che Dalia si è iscritta all'asilo, ho smesso di tossire forse 2 settimane sparse, una qua e una là. E anche di sboccicare, ho smesso così. Io non ho sofferto di raffreddore 2 volte in vita mia, tipo 2 giorni così e 2 giorni cosà, cioè sono tristissima. Fantasilo. Vabbè. Allora, mi fate un favore, potete commentare dicendo anche solo ciao, brutta sfigata, brutta tosse, perché così vedo che funzionano i commenti, perché altrimenti non sono sicura che funzionino, perché per adesso non ne ho ancora visti. Quindi non vorrei che sia io che non li vedo. Fatemi questa cortesia. Quindi, oh no, ciao, brutta tosse, mi spiace. Grazie Marina. Sì, brutta tosse, menosa tosse. Ok, funzionano i commenti, grazie. Che brutto, c'è tutto così, come vabbè, fa niente. Ok, quindi principalmente la Pasqua ve la gestite come sempre, cioè è un pasto libero, regà. Non è quello che facciamo una volta a essere un problema, come al solito. Non lo è perché quello che si fa un giorno non è mai un problema. Il problema qual è? Se voi il pasto libero lo fate venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì, allora lo diventa. Ciao, buona Pasqua anche a te, Marina. Come deve essere composto il pasto libero, visto che è un pasto libero a tutti gli effetti? Anche per questo c'è un video. E mentre mi ricorderò di postarlo sotto. Vi posterò il video del pasto libero sotto questo video, me lo ricordo. Ve lo riassumo brevemente.
Ma vi invito anche a guardare il video del pasto libero, perché secondo me sarà sicuramente molto più esaustivo di quello che vi dirò adesso brevemente. Sostanzialmente, se io vado a mangiare la pizza e mi mangio la margherita, perché anche se è un pasto libero non voglio esagerare, non ho fatto un pasto libero. Non lo è, perché non è libero. Ho mangiato la pizza, ma non quella che volevo, ho mangiato una cosa che mi andava fino a un po', però no, non è libero, è condizionato dal fatto che volevo non esagerare, no? Quindi non è libero. Se volete un pasto libero, scegliete un pasto veramente libero, quello che volete mangiare. Che non vuol dire mangio tutto quello che mi passa davanti, anche se non me ne frega niente, solo perché è la mia occasione. Non vuol dire quello. Scelgo quello che mi va. Quindi ci starà la torta pasqualina, ci starà un pezzetto di colomba, ci sarà quello che mi va di mangiare. Ma di solito la Ricciardina non ha bisogno di strafare nel suo pasto libero perché non le manca quasi niente. Fatevelo dire da quelle che lo sono. Ragazze, voi che state guardando il video e se non lo state vedendo in diretta, quando lo guarderete, confermate, ditemi se non è così. Quindi, prima cosa, Pasqua, pasto libero, non è un problema. Però io voglio fare il pasto libero a Pasquetta, che faccio a Pasqua? Ci sono più cose che potete fare. Uno, potete gestire una delle due cose in modo moderato, no? Se io so che a Pasquetta farò una grigliata e posso scegliere di mangiarmi magari la sovraccoscia di pollo aperta con un po' di verdurine senza dovermi per forza mangiare 5 würstel e 4 hamburger, magari il giorno dopo non esagero. Oppure, se voglio mangiarmi una grigliata con le costine e tutto il resto, a Pasqua magari mi mangio pochi ravioli, un pochino di torta pasqualina ed evito di mangiare tanta colomba, giusto? Oppure, se voglio fare due pasti liberi vicini perché per me la Pasqua e la Pasquetta sono fondamentali, beh, la settimana prima di Pasqua mi giocherò il pasto libero nella domenica, la settimana dopo me lo gioco il lunedì e quella settimana lì non faccio più pasti liberi. Regà, non è difficile, eh? Ma i veri protagonisti. Ah, aspetta, sì, poi. Se siete chi ospita la Pasqua, abbiamo il rischio avanzi, che è lo stesso che il rischio che abbiamo a Natale. Il rischio avanzi si gestisce facilmente. Munitevi di contenitori e se avanzano tante pietanze, regalate a chi viene. Oh, abbiamo fatto lasagne per un esercito, classico. Ma sono buone coi carciofi di stagione. Bello, sì, no, no, va benissimo. Congelate oppure date la schiscettina, la doggy bag a chi viene, ti porti a casa un po' di lasagne. Ma che c'è di più bello che trovarsi il pranzo pronto, la cena pronta per una di queste sere? Oppure freezer. Il freezer è il vostro amico fidato per una di quelle sere, una di quelle domeniche in cui non avrete voglia di cucinare. Vi ritrovate una lasagna e carciofi, ma chi è più felice di voi? Giusto? Quindi congelate tutto ciò che si può congelare e che non vorrete trovare a mangiarvi in eccedenza nei prossimi giorni. Oppure regalate, soprattutto se vi portano colombe, cose, portatele in ufficio, siate voi Pino della focaccia, invece Pino della colomba, potete essere voi. Io risolto, vado da mio fratello, altrimenti devolvo o congelo. Esatto, devolvi o congeli. Devolvo mi piace. Ma chi vive con bambini sa che non si può sfuggire alle uova di cioccolato. Persino mia figlia, che non mangia cioccolata perché è troppo piccola, riceve uova. Riceve uova. E come si gestisce? Allora, la prima cosa da fare è educare il parentame. Ormai è tardi, ma si può dire non comprateci le uova. Si può dire, non è un'offesa, perché comunque diventa una quantità di cioccolato. Questi bambini hanno qualcosa, mi dicevano i miei pazienti, come 12-13 uova, 15 uova a testa. 15 uova a testa, anche un bambino, regà, non fa mica bene, eh. Sei la solita dietista, la solita cosa. Regà, sono comunque degli eccessi per tutti, non fa bene. Non va bene. Ma noi le mettiamo in frigo, ma noi le teniamo. Ma comunque sono dei grossi eccessi. E
educateli che magari invece dell'uovo gli possono fare un altro regalino se proprio vogliono fargli un pensiero. Anche perché poi non è che dici gli fanno un regalo, spendono di più. Non è detto perché le uova hanno un costo esorbitante. Ciao Ilaria, ciao Maria Paola e ciao Lunetta. Quindi, prima cosa, cerchiamo di moderare l'arrivo di uova. Se non ci riusciamo, la prima cosa da fare è congelare. Si congelano le uova una volta che arrivano, perché quando sono lì nello stipetto è facile prendere, eh? Non è che sono solo dei bambini. Comunque ci si può far regalare delle uova magari fondenti, in modo da poterle utilizzare per le nostre ricette. Non saranno mai fondenti con poco zucchero come le vogliamo noi. Ma non si può avere tutto nella vita, quindi la prima cosa è congelare, la seconda cosa è riutilizzare per fare magari delle torte. Un'altra cosa che vi posterò sotto questo video è la nostra ricetta per la torta super cioccolatosa con i fagioli e il cioccolato fondente. Quello delle uova va benissimo perché io avevo fatto la versione con la cioccolata al 55-60%. Se non ricordo male, quello delle uova, se avete fortunissima, lo trovate al 70, se avete proprio tanta fortuna. Però è un cioccolato molto poco fondente, quindi e viene una torta che è squisita. E piace anche ai bambini. Chi è che mi dice? Ilaria mi diceva che fa, proprio lei che adesso ha commentato, diceva che fa, se ricordo bene, che la fa alle sue figlie. Buonissima quella. Ilaria, mi ricordo che mi dicevi che... Tu sei una di quelle che ha addestrato i bambini a avere un uovo solo, però puoi dirgli che tu gliene compri uno, ma immagino che te ne avranno comunque regalati, no? Se hai del cioccolato fondente che ti regalano, puoi fargli quella torta lì che è veramente spaziale. E rispetto ad altre torte, per un bambino rimane una torta sanissima, quindi va benissimo. Anzi, mi hanno regalato un uovo fondente, farò quella torta. Io che non faccio torte. Poi la devo nascondere perché poi ne arrivano comunque molte, vedi? Eh sì, perché poi comunque arrivano. Le uova arrivano. Qualcuno poi mi dirà: "Eh vabbè, ma se io la metto nel congelatore la cioccolata la mangio lo stesso perché a me ghiacciata piace". Ho capito, regà, un po' di vostro, un po' del vostro ce lo dovete comunque mettere. No? Mettiamoci un po' di impegno, non trovate? Quindi l'idea principale è come gestire i pasti liberi e vi metto il video. Potete usare due pasti liberi delle 2 settimane diverse oppure vivere la grigliata cercando di scegliere alimenti un po' più. Come facciamo sempre? Quando mi dicono, ma io se vado al ristorante e non voglio fare pasto libero, come faccio? Ma è semplicissimo, a meno che non andiate in un posto dove fanno solo le pizze, e lì ovviamente il pasto libero è d'obbligo. Obiettivamente, se io prendo una grigliata di carne, una grigliata di pesce, una tagliata con delle verdure e un pezzo di pane, è ok, sì, il condimento nelle verdure di carne, scusate, nella grigliata e nelle verdure di solito il condimento è a parte. E sì, la quantità della carne e del pesce magari non è quella del mio piano. Ma non è come mangiarsi una pizza, quindi obiettivamente il modo di non fare pasto libero per andare al ristorante c'è lo stesso. Sì, non sarà come vi dicevo esattamente come mangiare a casa, ma non è come mangiarsi 2 pasti liberi. Quindi i modi ci sono. E poi c'è anche, c'è modo un po' di mettere una pezza a tutto, no? Noi non è che vogliamo fare sempre tutto preciso, ma vogliamo comunque trovare sempre un modo abbastanza di barcamenarci, va bene? E poi il modo di gestire le uova è far fuori, congelare, devolvere e magari cercare di arginare proprio prima che te lo regalino, ok? Quindi condividete il video. Se avete l'amica che non sa poi come gestire questi momenti di festa e se non sapete come gestire l'accumulo di uova, e noi direi che ci vediamo in questi giorni per le prossime colpo al cerchio o alla botte, certo, come tutto noi raffazzoniamo, gestiamo, ci arrangiamo, perché non si può fare sempre tutto perfetto, ma noi ci arrangiamo. Però avevo detto che avrei tossito fino alla fine, grazie Dalia.
Ci vediamo in questi giorni e vi metterò sotto, come vi dicevo, il video della torta e il video del pasto libero e basta. Ci vediamo in questi giorni per altri aggiornamenti, video, cose. Se vi è piaciuto il video, condividetelo. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao 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 ciao, buona Pasqua, magari facciamo anche gli auguri, buona Pasqua.